Ciao gente, benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Giulia, oggi nuovo video haul di Shein. Mi sono arrivate ancora un pochino di cose per l'estate e quindi ho detto perché non farvele vedere in un video haul, visto che sono sempre tra quelli che vi piacciono di più e quindi oggi sono qua a registrare questo video. Come noterete dai miei capelli, a Milano ci sono ancora 180 gradi, ma non facciamoci caso e non formalizziamoci, insomma le condizioni sono queste. Prima di iniziare col video, come al solito, se non vi siete ancora iscritti al canale, vi piacciono i miei video, iscrivetevi, attivate la campanellina, è gratuito, è un modo per sostenere me, il canale, insomma i video che registro. Se invece volete fare dello shopping su Shein, vi lascio qua il codice sconto, come al solito non è un codice affiliato quindi io non ci guadagno assolutamente niente, ma è una piccola percentuale di sconto per voi che mi seguite. Ho qui il pacchettone da aprire, in realtà l'ho già aperto e ho tolto una cosettina che mi serviva, quindi una cosa l'ho già utilizzata, l'ho già indossata perché mi serviva quando sono stata al mare. Per il resto non ho ancora né guardato né provato niente, quindi faremo una first impression qua insieme e vabbè, iniziamo. Come al solito dico, non mi devo dilungare troppo e poi parlo sempre una cifra. Iniziamo da questo, che dovrebbe essere, se non sbaglio, un vestito tipo a metà tra un vestito e un copricostume, da valutare perché devo vedere effettivamente quanto è lo scollo e quanto è lo spacco, se c'è di tutto in questo vestito. Fantasia così, un po' jungle, ha degli spacchi altissimi, anche se non so se si notano in video, insomma, così. Dietro ha l'elastico in questo modo e poi davanti si allaccia tutto incrociato e poi si incrocia anche intorno al collo e ha tipo dei cutout. Non so se si nota in realtà dal video bene come è fatto, ma sicuramente poi indossato si capisce meglio. È leggermente trasparentino, per questo anche vi dicevo devo capire bene come utilizzarlo, se magari con sotto uno shorts, se utilizzarlo proprio come copricostume al mare, ma proviamolo insieme. Passiamo a questo, che è la cosina di cui vi parlavo all'inizio, che ho già provato ed è un coordinato. In realtà è un set di tre pezzi. Pantaloncino fatto così a righe, di questi che fanno un po' pigiama, di quelli che vanno tantissimo di tendenza quest'estate, abbinato a il suo toppettino così azzurro, sempre con la stessa fantasia, elastico dietro, spalline regolabili. In realtà dei tre pezzi questo è quello che mi piaciucchia meno, perché l'ho provato ma boh, non so, non mi fitta benissimo addosso, non mi fa impazzire. E poi ha nella parte di sopra la camicia, guardate quanto l'ho ripiegata bene, la camicia a mezze maniche, sempre ovviamente stessa fantasia, stesso stile del pantaloncino e del top. Devo dire anche che come stoffa la pensavo peggio, non è una stoffa assurda, morbidissima, che fa traspirare, assolutamente no, non è lino, però pensavo peggio, quindi non è malissimo come stoffa. Che dai colori, se non ricordo male, dovrebbe essere un set di gonna e top. Sì, ok. Allora, la gonna è fatta, ha dei colori bellissimi. La gonna è fatta in questo modo, lunga lunga fino ai piedi, in teoria dovrebbe essere, ma penso di sì. È secondo me da utilizzare come copricostume anche questa, perché guardate, non so se si nota in video, sì, penso di sì, sì. È tutta comunque bucherellata perché è in crochet, quindi è tutta traforata, un po' in stile toppettino che ho addosso io in questo momento. Il top è fatto così, questo non è trasparente, cioè sì, è sempre della stessa stoffa, ma nella parte del seno non traspare niente, quindi volendo questo si può utilizzare anche tranquillamente da solo e anche non come copricostume. Lo proviamo e vediamo com'è. Mm-hmm.
preso questo accessorio qua che sicuramente tutti conoscerete, che è quello che si mette in testa per fare i capelli mossi, boccoli, insomma, eccetera eccetera. L'ho sempre visto, non l'ho mai provato e ho detto vediamo com'è effettivamente, perché sui miei capelli, che sono molto molto fini, non resta tantissimo proprio se non uso la piastra, quindi vabbè, costava una cosa come mi sembra 2 o 3 euro, ovviamente non è seta, non è di quei materiali anche questo, però ho detto proviamo a vedere com'è, soprattutto proviamo a vedere se sono capace di farlo nella maniera corretta. Poi vabbè, dentro ci sono anche tutte le istruzioni su come arrotolare i capelli eccetera eccetera, magari lo proverò, vi farò vedere il risultato su TikTok o su Instagram. Se volete tra l'altro seguirmi sugli altri social vi lascio i link sotto nell'info box, ma mi chiamo sempre GiuXOXO esattamente come qua su YouTube. Passiamo alla prossima cosina che ho preso sempre su Shein, ma nel reparto bambini, perché non ricordo dove, se su TikTok o da qualche altra parte, ho visto un video di una ragazza che prendeva queste tutine qui e le prendeva nel reparto bambini, che come fisicità era più o meno simile alla mia, e diceva che le andavano per perfette, perché ne avevo già provato a prendere una, ma mi stava un pochettino larga addosso, non mi faceva impazzire come vestiva. L'unica cosa è che l'altra che avevo preso io, non nel reparto bambini, era, non so se di cotone, ma sicuramente una stoffa migliore di questa, perché non so se si percepisce in video, ma è di quella stoffa lucida, tipo pantaloni da ciclismo, o tipo tutta da surf, qualcosa del genere. Sto facendo una marea di cavolate oggi. Comunque è quella stoffa che vi fa sudare e morire all'interno, ma la proveremo e vedremo com'è. Forse non sono stata tanto attenta io a leggere la composizione dei materiali quando l'ho presa, però volevo provare come vestiva addosso, insomma. Dovrebbe esserci un toppettino, se non sbaglio. Sì, ok. Oddio, quanto è morbido. No, vabbè. No, ma questo è morbidissimo. Ve lo faccio vedere da vicino, la stoffa? È stramorbido. No, sono troppo soddisfatta. Ho preso la taglia più piccola, come di tutto quello che vi farò vedere in questo video. Ah, e non vi ho detto che sotto nell'info box, come sempre, trovate tutti i link a tutte le cose che vi faccio vedere. È tipo un pezzettino di stoffa fatto così, si allaccia dietro il collo e poi si allaccia con questi lacci, che sono molto particolari tra l'altro, fatti così, dietro la schiena. E in teoria spero che non sia trasparente, perché in un top del genere è difficile metterci il reggiseno sotto, quindi sennò bisognerebbe pensare a tipo delle coppe adesive. Comunque vediamo effettivamente come sta. Altra cosa che ho preso, non so quanto vi interessi, ma è una bustina porta cose, insomma, perché poi ho tutte le cose sparse dentro le borse e non trovo mai. Molto piccola, molto semplice, boh, non lo so, mi deve essere uscita tipo come suggerimento mentre selezionavo altro e costava tipo 50 centesimi, quindi l'ho buttata dentro nell'ordine. Comunque queste sono strautili secondo me quando buttate tutto a caso, soprattutto magari nelle borse grandi o quando vado a lavoro prendendo i mezzi, ho sempre o zaini o borse giganti, questa comodissima. Altra cosa che ho preso, di cui magari vi lascio la foto qua, non so ad aprirli perché poi me li perdo in giro, e sono i boccettini, quelli piccolini da portare in aereo, perché ovviamente se avete il limite di peso della valigia di 15 kg, come mi sembra che avrò tra l'altro quando andrò in Grecia quest'anno, non vi consiglio di mettervi le creme intere piuttosto che gli shampoo e i balsami eccetera eccetera. Io di solito ne metto tipo questa dimensione qua del boccettino, lo riempio, così almeno il peso delle cose che ci portiamo dietro è minore, anche se magari non trovo la mini size proprio esattamente dello shampoo che utilizzate, del balsamo che utilizzate. Io questi li trovo veramente super utili e tra l'altro ogni anno li ricompro perché non so che fine facciano, probabilmente a casa mia c'è un buco nero che risucchia i boccettini degli shampoo. Altro sacchettino in cui non ricordo assolutamente che cosa possa esserci al suo interno. Ah, ok, è
un vestitino che sarà molto difficile da farvi vedere qui comunque. Chi mi segue su Instagram l'ha già visto indossato, perché anche questo l'avevo già indossato. Ci ho fatto una foto in un campo bellissimo di girasoli, tra l'altro. Vestito nero, anche questo leggermente trasparente, però ragazzi, questo io l'ho messo tranquillamente per stare in città e non si vede niente sotto. Ho messo uno slip color carne e sopra non ricordo neanche se avevo messo le coppe. In realtà qua sembra più trasparente perché ho le luci puntate, quindi probabilmente traspare attraverso, però io l'ho messo tranquillamente senza nessun problema. È lungo lungo fino ai piedi, non so se ve l'avevo detto, e dietro ha ovviamente la schiena tutta così scoperta, ma lo indosso che sicuramente si capirà meglio. Una bandana, un foulard, insomma, in realtà mi sa che quest'anno non ne avevo ancora presi, perché l'anno scorso su Shein ne avevo presi di diversi, e siccome mi è passato sempre nei suggerimenti questo qua e ho un costume esattamente di questo colore, l'ho preso da indossare in spiaggia, in testa, modi foulard, così, con il costume di questo colore. L'unica cosa che mi lascia un po' perplessa è che il dietro sia bianco. Non ricordo se quelli che avevo preso l'anno scorso erano bianchi dietro, ma penso di no, perché sennò me lo sarei ricordata. Ed è gigante, cioè è veramente molto 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 grande. Ovviamente questo non ve lo faccio vedere indossato, ma se volete vedere il look a cui ho pensato, ci vediamo su Instagram tipo tra 2 settimane, quando sarò spaparanzata in spiaggia, si spera, al mare. Rimaniamo sempre in tema bandane foulard, perché non ricordavo, ma ne ho preso anche un altro decisamente più piccolo di quello di prima, già fatto a triangolino, quindi già perfetto per utilizzarlo in spiaggia così, e l'ho preso di questo colore perché sono andata in fissa che sui miei capelli, siccome ho capelli chiari, le bandane foulard scuri si vedono tanto, e quindi non li utilizzo particolarmente perché me li vedo tanto addosso. Di questo colore si dovrebbe vedere meno e quindi pensavo di utilizzarlo di più. Non lo so, ogni tanto mi faccio tipo viaggi mentali io, ma va bene, tutto a posto, tutto nella norma. Anche questo non ve lo faccio vedere indossato, vabbè, l'ho messo adesso al volo per farvi vedere. Questo è colorato da tutti e due i lati, non è bianco. Passiamo al prossimo capo, che non è un capo ma è una collanina, che assolutamente anche questa non ricordavo di aver preso, e ho ripreso questa collanina così. Aiuto, ok. Che è molto simile a queste qua che indosso di solito in estate o quando vado al mare, perché mi piace per dare un pochettino di colore, insomma. Poi questa è di tutti i colori, così sta bene anche con tutti i costumi e non devo cambiare le collane tutti i giorni, perché è una cosa che mi dà sbattimento. Di solito ne butto su 2 o 3 e tengo su quelle per tutta la settimana che sono al mare. Altra cosettina che non ricordo di aver preso, però forse era in omaggio, perché avevo raggiunto la soglia di spesa, non lo so, non vorrei dire una favolata, ma non mi sembra di averle prese. Comunque sono anche questi boccettini da viaggio, come quelli che vi ho fatto vedere prima, un pochino più carini perché hanno il tappino rosa e hanno il tappo che si spruzza, insomma, quindi potete utilizzarli, questi magari non per le creme ma più per i profumi, anche quelli per non portarli in giro, insomma, tutta la boccettina di profumo, visto che una volta sono andata in vacanza con la scuola, in vacanza, in gita con la scuola, e mi si è rotta la boccettina di profumo nella valigia, ragazzi, non avete idea che casino, che disagio. A parte che tutta la valigia macchiata, perché poi il profumo macchia, profumava tantissimo, non si poteva più stare in stanza da quando ho aperto la valigia praticamente, e niente, quindi da quel momento ho iniziato a portare i boccettini così di plastica. Ultimo pacchettino che ho da farvi vedere per oggi, e dovrebbe essere un set coordinato in previsione della vacanza in Grecia. Non diciamolo troppo forte perché è un attimo che salta, come l'ultima che dovevo fare. Allora, la parte di sopra è un top che devo cercare di capire come è fatto. Dovrebbe essere tipo, non lo so, devo andare a rivedermi come era indossato dalla modella perché non lo so. Comunque è una fascia con l'elastico dietro. Io avevo paura fosse trasparente e leggermente, forse un pochino sì, però comunque
indossabile al mare tranquillamente, e sotto ha la gonna lunga. Devo dire che come stoffa è molto buona secondo me, perché è molto morbida. Gonna sotto bianca con tutte le balze, lunghissimissima. Forse questa l'avevo presa nella sezione tall, quindi alti, per farlo arrivare fino ai piedi. Non che io sia alta, perché sono alta 1,68 m, per gli amici 1,70 m. Sì, esatto, tall XS. Carina questa cosa che Shane fa, tipo tall, petit, che almeno quando voglio le cose lunghe lunghe fino ai piedi prendo tall e siamo sicuri che ci arrivano. Non è trasparente la gonna perché ha la sottogonna, solo fino a metà, tipo fino a qui ha la sottogonna e poi magari traspare un po' sotto dove avete le gambe, però vabbè, chi se ne frega. Lo indossiamo e vediamo com'è. Concluso con questo video, io spero che vi sia piaciuto, come sempre spero di avervi tenuto un pochino di compagnia, voi sicuramente avete tenuto compagnia a me. Fatemi sapere sotto nei commenti che cosa vi è piaciuto, che cosa mi sta meglio, che cosa non vi piace proprio, scrivetemi tutto lì come al solito, vi rispondo sempre e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video, ciao!